Oh, ma domani dritto in terra? Sì, penso proprio di sì. Mamma mia, pure domani. Ehi ragazzi, come va? Ciao Mario! Mauro, hai visto una cula io? E che squadrone! Bellissimo, e che azione insigne? Non passa lo straniero? Zan zan. Che? Ma da dove le prendi queste canzoni? Ma come, non conosci la canzone del piano? Il Diamond Moro, non passa lo straniero? Zan zan. E ma lo sai che la geografia non è mai stato il mio forte? New Round, ma quale geografia? Questa è la canzone della prima guerra mondiale, quella che noi vincemmo. Ragazzi, ma non ve lo ricordate il bollettino della vittoria? I resti del più grande esercito del mondo risalgono le Alpi che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Appunto, le Alpi, la prima guerra fu combattuta al nord. Infatti, noi siamo quelli che abbiamo pagato di più il prezzo della seconda guerra mondiale, il cui ricordo è ancora impresso nelle menti dei nostri nonni. E il sacrificio di sangue pesa ancora su molte famiglie di Capo Bretonese e Cancellarone e anche altri paesi vicini. Ragazzi, ho ascoltato il vostro discorso. Venite con me, voglio mostrarvi una cosa. Vedete? Anche noi abbiamo pagato con la vita di tanti giovani come voi il prezzo della Grande Guerra. E queste cose non vanno dimenticate. Era il 1879, quando proprio qui, a Capua, nacque Oreste Salomone. Il suo papà si chiamava Michele e la sua mamma Giuseppa Valletta. Oreste aveva un sogno, un grande sogno, quello di volare. Le ali di un uomo volante, per arrivare più su. Oreste conseguì il brevetto di volo di primo grado il 5 novembre 1912 su velivolo Bleriot. Presso la scuola militare di aviazione di Aviano, partecipò alla guerra contro i ribelli in Libia. Fu insignito di medaglia d'argento al valore militare, rientrò in Italia e si addestrò al volo notturno in condizioni di luna piena, raggiungendo la quota di 4.700 metri che gli valse il record italiano. Nel 1915 il pilota capuano fu promosso capitano e dopo aver conseguito l'abilitazione al pilotaggio del caccia biplano, il 19 novembre 1915 entrò a far parte della squadriglia bombardieri Caproni che operava a Comina, vicino Pordenone. Il 18 febbraio 1916 venne compiuto quello che è considerato il primo bombardamento di profondità dell'aviazione italiana nella Grande Guerra, il bombardamento su Lubiana. Accanto ad Oreste, sull'Aquila Romana, sedeva il tenente colonnello Alfredo Barbieri, osservatore e mitragliere, ed il capitano Luigi Bailo, primo pilota. Testimone d'eccezione di quell'atterraggio fu il giovane Silvio Scaruni, che così parla nei suoi scritti. È del febbraio 1916, uno dei ricordi più tremendi di quel primo periodo di guerra, precisamente il 18 febbraio. Mentre eravamo intenti, dinanzi agli hangar, a curare i nostri apparecchi, ci accorgemmo che un Caproni planava sul nostro campo. Non era questa una novità, ma la precipitazione con la quale il pilota stava compiendo la manovra di atterraggio richiamò la nostra attenzione. Prese terra, infatti, oltre la metà del campo, con eccessiva velocità, sicché, oltrepassato il fosso limitante il campo stesso, sradicò due piccoli gelsi, arrestandosi poi nel grano. Ne scese il pilota, che venne verso di noi, gesticolando stranamente, con grida sconnesse. Riconoscemmo il capitano Salomone. Accorsi subito all'apparecchio, una scena raccapricciante si offerse ai nostri occhi. La testa di uno dell'equipaggio, poi identificammo il colonnello Barbieri, penzolava inerte fuori dalla carlinga, imbrattando di sangue la tela di rivestimento. Sull'apparecchio, fra i due serbatoi della benzina, l'altro dell'equipaggio, il capitano Bailo, giaceva rigido con un moschetto ancora stretto nelle mani increspate. Per il suo gesto eroico, il re conferì la medaglia d'oro al valore militare Oreste Salomone, onorificenza che gli venne consegnata direttamente dal generale Cadorna. Nell'autunno 1917, a distanza di poco più di un anno da quel tragico evento, avendo avuto notizia della ritirata dell'esercito italiano in seguito alla disfatta di Caporetto, Salomone scrisse queste parole al suo comandante. Illustrissimo signor colonnello, senza forma di retorica, le rivolgo viva preghiera di render pago oggi il desiderio più volte espresso di ritornare in zona di operazione. Ella, che raccolse le mie prime lacrime, 18 febbraio 1916. Più di tutti può comprendere lo sdegno e l'offesa che io provo, sapendo profanare dai nemici la terra dove riposano il sonno eterno di gloria, i cari compagni che ho resi morti alla patria.
confido nei sentimenti di benevolenza che ella mi ha sempre esternati per raggiungere presto il mio posto di combattimento e concorrere con tutte le mie forze per liberare le tombe sacre. Oreste Salomone perse la vita la notte del 2 febbraio 1918 in un incidente durante l'atterraggio al campo di Padova. Così Gabriele D'Annunzio recitava. Con la sua vita restò mozza la cima di un bel albero. Accendetegli ogni anno un fuoco sul vulture.